8:27, buongiorno dal TG2000. Edizione Flash Medio Oriente, una occupazione israeliana di Gaza. Sarebbe un grosso errore, l'ha detto il presidente americano Biden, secondo cui l'attacco di Hamas è stata una barbarie grave quanto l'olocausto. Israele ha il diritto di rispondere, di eliminare Hamas, per poi però cercare una strada verso uno Stato palestinese. Il premier Netanyahu invita Biden in Israele, mentre il leader di Hamas, Isaïl Haniyeh, incontra a Doha in Qatar il ministro degli esteri iraniano, Hossein Amir Abdollahian. Si intensificano intanto in Libano gli scontri tra Israele e Hezbollah. Ieri sera altri raid dello Stato ebraico contro le postazioni dei miliziani sciiti alleati dell'Iran. Grave, un ufficiale dell'intelligence iraniana. La crisi umanitaria, appello delle Nazioni Unite per Gaza, dove sta finendo l'acqua, e ad Hamas per la liberazione degli ostaggi. Israele riapre le condutture nel sud della striscia, riaperto anche il valico di frontiera di Rafah per gli aiuti umanitari. Poco fa la notizia che 14 dipendenti dell'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei rifugiati palestinesi nel vicino Oriente sono rimasti uccisi. Vaticano continua a seguire con tanto dolore quanto accade in Israele e in Palestina, l'ho detto il Papa ieri all'Angelus, rinnovando l'appello per la liberazione degli ostaggi. La preghiera è la forza mite e santa da opporre alla forza diabolica dell'odio, del terrorismo e della guerra, ha detto il Papa, invitando i fedeli domani ad unirsi nella preghiera per la pace. Una giornata nazionale di preghiera, digiuno e astinenza per la pace e la riconciliazione promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana domani, martedì 17 ottobre, in comunione con i cristiani di Terra Santa, un invito rivolto a tutte le comunità diocesane. Elezioni in Polonia, secondo i primi risultati degli exit poll, la Polonia lascia la destra antieuropeista per riavvicinarsi all'Europa e tre partiti della opposizione guidata da Donald Tusk controllerebbe una maggioranza della Camera Bassa del Parlamento polacco con 248 deputati a fronte di 200. Ucraina, esplosioni nella notte nella città orientale di Dnipro, allarme antiaereo in 7 regioni del paese. Lavrov è arrivato stamattina a Pechino, dove incontrerà il suo omologo cinese Wang Yi. La politica italiana, stamattina sul tavolo del Consiglio dei Ministri la seconda manovra del governo Meloni, al centro il taglio del cuneo fiscale, i contratti della pubblica amministrazione, le risorse per la sanità e l'attuazione della riforma fiscale. Sono oltre 800 i migranti nello spot di Lampedusa, che torna dunque a riempirsi a fronte di una capienza di circa 400 persone, oltre 300 quelli sbarcati nella notte dopo 6 interventi di soccorso di Guardia Costiera e Guardia di Finanza. Un dirigente scolastico è stato arrestato a Caltagirone, in provincia di Catania, per violenza, tentato e violenza sessuale nei confronti di 7 studentesse minorenni. Le indagini sono state avviate dopo la denuncia di una 15enne. Gli approcci sarebbero avvenuti nell'ufficio di presidenza, dove l'uomo le convocava con la scusa di discutere il rendimento scolastico. Nei confronti dell'uomo è stata eseguita un'ordinanza cautelare ai domiciliari. Proseguono a Mestre gli accertamenti per capire le cause dell'incidente di un altro bus elettrico che ha terminato la sua corsa contro un pilastro nella serata di ieri. Le indagini, così come per il mezzo gemello precipitato da un cavalcavia il 3 ottobre, sono affidate alla polizia locale. Il comune ha avviato un'inchiesta amministrativa sui mezzi elettrici, da oggi prudenzialmente fermi. Nel 2022 gran parte del mondo ha dovuto fronteggiare condizioni di siccità mai registrate per grandezza e durata negli ultimi 30 anni, a dirlo il secondo rapporto sullo stato delle risorse idriche globali dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale, secondo il quale quasi il 40% dei territori esaminati soffre di condizioni più secche del normale. Meteo, il campo di alta pressione si sta allontanando dall'Italia, oggi possibili precipitazioni al centro-nord con nuvolosità irregolare su gran parte della penisola e temperature in sensibile calo, allerta per venti forti lungo le coste adriatiche del nord. Il 16 ottobre del 1943 i nazisti diedero il via al rastrellamento del ghetto ebraico di Roma. Oggi la capitale ricorda il drammatico avvenimento in cui le truppe tedesche portarono via 1.259 persone, 689 donne, 363 uomini, 207 bambini. Morirono quasi tutti e solo in 16 fecero ritorno. E lo sport, il MotoGP in Indonesia, Bagnaia torna a vincere, va in testa al mondiale sulla sua Ducati, il pilota italiano trionfa e rimonta su Vinales e Quartararo e si riporta in vetta al campionato, ora è a più 18 sullo spagnolo della Pramac, scivolato mentre era in testa. È tutto per ora, prossimo appuntamento alle 12, grazie per averci seguito, a più tardi.